2021 ci troviamo allo stand della Coind, proprietaria del marchio Meseta, un marchio estremamente conosciuto in Italia dagli addetti ai lavori. Siamo in compagnia del responsabile commerciale dell'azienda, Pietro Manzini. Pietro, buongiorno e benvenuto dinanzi alle telecamere di Oreca TV. Grazie a voi per questa opportunità, buongiorno a tutti. Sono molto contento di questa intervista perché mi permette di portare avanti e di illustrare quelle che sono le caratteristiche del gruppo Coind, un gruppo che è attivo nel mondo della torrefazione da più di 60 anni, infatti abbiamo festeggiato proprio quest'anno i 60 anni di attività, essendo stata fondata nel 1961. La nostra azienda ha base a Castelmaggiore. È un gruppo, il nostro, che ha complessivamente 230 milioni di euro di fatturato, di cui circa 78 nel mondo del caffè. E noi siamo attivi nel nostro sito di Castelmaggiore con tre tostatrici e complessivamente abbiamo circa 7.000 tonnellate di caffè in grani annui che passano per quelle che sono i nostri impianti e che lavoriamo per poi metterli a disposizione del mercato. Come azienda siamo attivi in tutti quelli che sono i settori, quindi del commercio, per cui siamo in GDO, facciamo il canale vending e abbiamo una division che si occupa del canale Oreca. E qui nel regno dell'Oreca a Host 2021 voi avete dato sfogo finalmente alla vostra creatività, cioè a quel gioiello a cui avete lavorato negli ultimi 18-20 mesi, un sistema chiuso che è nato e cresciuto nella concezione dei vostri ingegneri, che va a porsi in un segmento fra il vending, l'OCS, la GDO e perché no anche il micro Oreca. Di cosa si tratta? Sì, esatto, noi abbiamo già nel 2019, nell'ultima edizione di Host, avevamo qua un prototipo di questo che poi andremo a vedere, è il nostro sistema chiuso. In questi mesi, come hai detto giustamente tu, lo abbiamo completato nei nostri laboratori di Castelmaggiore e finalmente quest'anno ci siamo presentati con una proposta completa in tutti i suoi estremi, con questo sistema chiuso, che è un sistema composto dalla macchina e ovviamente dalla capsula. Come potete vedere qui alle mie spalle abbiamo quella che è la nostra gamma miscele. Attualmente abbiamo in gamma 4 miscele di caffè, compreso un decaffeinato, e tutta una serie di prodotti solubili che ci richiede il mercato, quindi l'orzo, il ginseng, il tè al limone e il cioccolato. E quella che io ti sto passando è proprio il modello della capsula, il prototipo. Esatto, questa è la capsula. Come potete vedere è una capsula moderna, ve la faccio vedere in tutte le sue varie forme. È una capsula che può contenere 7 grammi e mezzo di caffè, perché riteniamo che sia la grammatura ideale per tirare fuori un bel espresso italiano dalla macchina. E come dicevo prima, insomma, le nostre miscele sono 3 più un decaffeinato e in questo modo siamo confidenti di poter abbracciare il parco dei consumatori, che sappiamo essere abbastanza eterogeneo sul mercato italiano, quindi c'è chi ama molto di più la robusta, ma chi magari vuole un prodotto un po' più delicato tendente all'arabica. In questo caso noi abbiamo una capsula proprietaria con un sistema proprietario e con una macchina proprietaria, cioè è una macchina fatta, realizzata appositamente per questa capsula, una macchina un po' più grande che è quella che è proprio tra di noi e una un po' più piccola, non meno efficiente anche se più economica, che è rappresentata nei colori bianco, nero e rosso, come stiamo guardando proprio in questo momento. Siete qui per ricercare dei distributori, dei concessionari? Esatto, come hai riepilogato giustamente tu, noi siamo qui con due modelli di macchina, no? Questa che ha alle nostre spalle, la Ocean, è la macchina
che noi abbiamo dedicato al canale ufficio, una macchina un po' più strutturata, elegante con, anche con un, la possibilità di avere più acqua nel, in modo, nel serbatoio, quindi una macchina adatta a più erogazioni giornaliere. Poi abbiamo una macchina domestica che invece è la Giulia, un modello che il consumatore può trovare disponibile in tre colorazioni diverse. Abbiamo il bianco, il rosso e il nero. È una macchina ad uso domestico che comunque siamo contenti di questo modello, perché alla fine l'estrazione complessiva la giudichiamo molto buona. Ecco, noi siamo venuti qui ad Host e per presentare questo in anteprima e anche per ricercare concessionari distributori, perché trattandosi di un sistema chiuso, chiaramente è un sistema che ci permette di fare delle politiche commerciali per area, di dare delle esclusive di zona e in questo modo di tutelare anche chi investe con noi. Ecco Pietro, allora per chiunque desideri entrare in contatto con voi, ricevere maggiori informazioni e chissà diventare proprio un vostro partner commerciale, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Sì, abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è info@coind.it e chiaramente c'è un sito che è www.coind.it nel quale uno può entrare in contatto con tutto con quello che è il nostro mondo, che ricordo è un mondo che abbraccia anche e soprattutto il canale Horeca oltre al vending, e difatti come puoi vedere nello stand abbiamo anche delle proposte innovative per quello che è il canale Horeca, no? Cioè abbiamo un nuovo prodotto bio nel formato da 500 col tappo e un nuovo prodotto da 250 grammi in grani mono origine che contiamo possano rappresentare una novità importante e apprezzata dal mondo dei consumatori. Quindi uno entra nel sito Coind, www.coind.it, e lì sceglie quello che è il mondo che gli interessa e da lì si può direzionare verso la proposta commerciale migliore. È chiaro che ci aspettiamo tanto perché su questo sistema abbiamo speso tempo ed energie confidenti di essere arrivati già a un ottimo livello. Bene, allora io ti ringrazio per il prezioso contributo, ti saluto e ti invito a salutare tutti loro per eventuali contatti e informazioni da ricevere per il vostro sistema. Ciao a tutti, grazie per avermi ascoltato e chiudo con un messaggio. Questo Host è una grande bella fiera, c'è tanta affluenza e questo ci dà tanta speranza per la ripartenza. Credo che tutti noi ne avevamo veramente bisogno.